Ragazzi, state per vedere il quarto episodio tratto dall'intervista a Marco Lo Conte. Lo Conte è un giornalista del Sole 24 Ore che da più di 20 anni si occupa di temi quali la finanza, i risparmi, l'educazione finanziaria e le pensioni. E proprio in questo senso ultimamente ha scritto un libro che si chiama La pensione su misura, che vi consiglio di acquistare, in quanto si occupa di aiutare il lettore in questo compito, accompagnandolo nel suo percorso di scelta, ma anche di capire qual è l'evoluzione delle pensioni dal punto di vista delle norme e degli scenari demografici, sociali e finanziari. Quindi, se alla fine di questo video vi interesserà quello di cui abbiamo discusso e volete approfondire, vi consiglio di acquistare il libro. Inoltre ringrazio gli abbonati che mi hanno aiutato a costruire l'intervista e hanno proposto loro stessi delle domande da fare a Marco Lo Conte. Se volete fare anche voi lo stesso al prossimo ospite di WhatsApp Economy, beh, basta unirsi al programma abbonamenti digitando il pulsante abbonati o seguendo le istruzioni nei link in descrizione. Negli scorsi episodi, che vi consiglio di andare a recuperare perché sono estremamente interessanti, abbiamo visto quanto il fattore tempo sia fondamentale e di quanto in realtà il tema pensioni debba essere preso di petto fin da giovani, dai primi anni in cui si percepisce uno stipendio. Allora io ho cercato di portare all'estremo il ragionamento di Marco Lo Conte e quindi gli ho chiesto se questa cosa di pensare alle pensioni fin da giovani sia applicabile non solo al 25enne appena uscito dall'università e quindi che è appena entrato nel mondo del lavoro, ma se sia applicabile anche questo ragionamento di dover costruire la propria pensione anche a un 17-18enne che magari squattrinato sta per entrare in università ed è ancora a carico dei propri genitori. In questo contesto si può già pensare alla propria pensione e si può già costruire la propria pensione? Vediamo cosa ne pensa Marco Lo Conte. Si può aderire ai fondi pensione appena nati. Tanti fondi pensione danno l'opportunità di iscrivere il familiare a carico. Cioè io posso iscrivere i miei figli anche veramente al primo giorno, appena un bambino ha un suo codice fiscale appena nato. E mi è capitato a decennale di un fondo pensione a cui ho partecipato, in cui c'era il bambino con la coppia, no? Che l'avevano lì, erano entrambi iscritti a questo fondo, avevano portato questo bambino che era il più giovane iscritto al fondo. Ed è importante questo, perché se ci pensi, parliamo di decenni, no? Della vita lavorativa, si lavora per 40 anni, 45 anni, se ne aggiungiamo 18, se ne aggiungiamo 20, insomma il percorso si fa più lungo, vuol dire massimizzare meglio i contributi, farli rendere di più, parallelamente ridurli all'inizio, compatibilmente con le nostre esigenze. Anche i contributi destinati ai familiari a carico rientrano nel vantaggio fiscale, nella deduzione fiscale. Cioè è possibile per titolare, diciamo così, iscritto al fondo pensione, nel momento in cui iscrive il proprio figlio, il denaro risparmiato per il figlio includono il proprio limite di 5.164,56. È evidente che poi, quando uno insomma, entra nell'età adulta, che sia anche a 18 anni, anche un universitario a 20 anni, è importante che si iscriva, che scelga uno strumento. Primo consiglio è importante che si iscriva subito, appena capisce che questa cosa qua è importante. Che si iscriva subito, che scelga uno strumento, se non ce l'ha di categoria perché ancora non lavora, si iscriva a un fondo e se non può iscriversi al fondo del proprio genitore, no? Per esempio, se proprio non è possibile, che si iscriva a un fondo poco costoso. È importante scegliere uno strumento che costi poco, perché i costi incidono tanto e i rendimenti sì, sono differenti, però limitatamente, no? C'è quello che fa meglio, quello che fa meno peggio, insomma, però è tutto correlato ai costi, perché i costi incidono sulle performance e sulle prestazioni finali. E poi, teniamo conto sempre che dopo 2 anni che una persona si è iscritta a un fondo, può passare ad un altro fondo. Cioè il principio della portabilità della propria posizione previdenziale è importantissimo e garantisce la concorrenza tra fondi aperti e polizze e fondi di categoria. Non tra fondi di categoria, perché ognuno ha la sua categoria. Però è importante questo principio, perché io, come in tutti gli altri contesti
economici e commerciali, no, io sono contento del mio operatore telefonico, allora vado da un altro, no? Ci sono delle offerte, ci sono tante, tante cose, chiaramente non è effervescente come il mercato della telefonia, però diciamo così, è un principio che può portare anche un giovane a iscriversi comunque a un fondo pensione, poi a trasferirsi in una seconda fase, oppure per esempio uno si iscrive da familiare a carico, può decidere di rimanere in quel fondo se lo reputa efficiente sotto tanti aspetti, rendimento, prestazioni, costi, eccetera, e non trasferirsi nel proprio fondo di categoria quando inizia a lavorare, no? I temi dal punto di vista giuridico sono dibattuti, non si dovrebbe trasferire, però potrebbe anche non farlo, insomma. Però l'importante è avere tanta opzione di fronte a sé, nelle proprie mani, poter scegliere è un grande vantaggio, straordinario, e quindi questo modo, diciamo così, l'importante è partire presto con uno strumento efficiente e poi è possibile cambiare, è possibile spostarsi e trovare qualcosa di meglio, però è importante partire. Ma quindi anche un giovane appunto universitario che magari vive a carico dei suoi genitori e quindi magari a fine mese gli rimangono quei 20-30 euro può accedere a un fondo pensione? Assolutamente sì, può fare individualmente, lo può fare tramite i genitori, se i genitori sono iscritti a un fondo pensione, i familiari a carico, ripeto, sono ormai tutti consentono questa possibilità, i genitori pagano, vanno a pagare meno tasse in ragione di quanto viene sborsato per i propri figli, anche a subvenzione. L'importante è che la dicitura sia familiare a carico. Se si è fiscalmente a carico, allora sì, se si inizia a avere un reddito, chiaramente no, certo. non è più possibile. Per questo dicevo, partiamo prima possibile. Poi, fortunatamente, la vita ci porta a trovare occasioni lavorative e potremo avere altre opzioni, però partire presto è molto utile. Quindi diciamo che da questa chiacchierata abbiamo capito che magari uscire qualche volta in meno in discoteca, magari la sera, può dare una mano al nostro futuro in pensione e magari per i regali del battesimo, invece di regalare qualche gioielleria, regalare un conto in un fondo pensione individuale. Beh, guarda, hai toccato due temi estremamente importanti, perché poi alla fine molte scelte si fanno in questi contesti. Quando nasce un bambino, oppure il proprio compleanno, no? Periodicamente, no? La zia che non sa cosa fare, fa i soldi in busta, no? È classico. E quello può essere estremamente importante per convogliarli verso lo strumento migliore, perché disperderli tra un conto di qua e il buono postale di là, meglio metterli insieme e costruire un percorso. Quindi assolutamente molto utile quando si nasce, anche perché questa è matematica, in 18 anni con un tasso del 3,7% anno un capitale raddoppia il proprio valore. Quindi il regalo fatto al bambino appena nato, quando arriva alla maggiore età, ha raddoppiato il proprio valore, se preferite vedere in un altro modo, un diciottenne che avrà 1000 euro, no, si troverà ad avere 1000 euro in mano, la metà sarà stata regalata da qualcuno, dai mercati finanziari, se qualcuno ci avrà pensato alla sua nascita a investire in uno strumento adeguato, magari appunto che possa puntare su quel tipo di tasso, no? Questo sicuramente è molto interessante. Questo è il caso del bambino appena nato. L'altro, quello che cui facevi riferimento, magari uscire qualche volta in meno, evitarsi un cocktail in discoteca in meno per... Beh, purtroppo nell'ultimo anno, il 2020, è stato caratterizzato da tanti cocktail in meno, da tanti aperitivi in meno, però questa purtroppo non è stata una grande scelta. Tuttavia, il caso è proprio di scuola, perché in Inghilterra, tu citavi il Nudge, in Inghilterra hanno provato a fronteggiare il problema dello scarso risparmio previdenziale, che è analogo rispetto a facendo una campagna a cui affidata questo soggetto, il Nest, si chiama, vuol dire nido in inglese, e che nido, ma anche, come dire, alcova, cioè il posto dove si definiscono le cose, dove si fa crescere l'uovo, si fa crescere i nostri risparmi. Uno dei messaggi del Nest è stato una pinta di birra in meno a settimana, una pensione, una fetta di pensione in più quando smetteremo di lavorare. Una piccola rinuncia, perché poi alla fine ognuno poi ha il suo stile di vita, c'è quello parsimonioso, quello che
c'hai le tasche bucate e quindi butta via tutto. Però insomma, aver presente che un piccolo sacrificio può anche non costare più di tanto, se in cambio tu regalerai a te stesso qualcosa di importante, la sicurezza. Perché il problema molto spesso è quello di specchiarsi nel proprio sé futuro, no? Alcuni scienziati hanno fatto un piccolo gioco, un'indagine. Come ti vedi tu fra 40 anni e come vedi Brad Pitt, no? Purtroppo non, io meno, ma insomma, è difficile essere belli come Brad Pitt. Certo. Nessuno si confronta, cioè, Brad Pitt è veramente un benchmark molto difficilmente raggiungibile. Allora, studiando le elaborazioni del cervello, si è scoperto che noi stessi tra 40 anni e Brad Pitt è un lavoro di immaginazione, la fatica di immaginare queste due immagini è uguale. Cioè siamo lontanissimi, cioè noi stiamo lontanissimi da quello che saremo fra 40 anni, facciamo fatica veramente, no? Il nostro futuro è difficile da immaginare oggi, ma allora come fai razionalmente a fare quel percorso di risparmiare bene per il tuo futuro? Quello di presentificare il beneficio. E quello per esempio di dire, parlo da genitore, no? La mia adesione a un fondo pensione è una polizza per i miei figli, che saranno alleggeriti dal pericolo di avere un padre che non avrà soldi per campare e sarà a carico loro. Se io riesco a essere autonomo, i miei figli avranno più agilità nel fare le proprie scelte senza doversi trovare per casa in uno stanzino oppure a dormire sul divano il padre che non ha la pensione adeguata, no? E quindi io penso a me stesso, ma penso anche ai miei figli, per esempio. No, i prossimi mesi ci mettono anche un po' di angoscia con la pandemia, però pensare di aver messo a posto un pezzo del proprio futuro ci fa vivere anche meglio il presente. Questo è importante perché abbiamo tante incertezze nella nostra vita e se riusciamo a mettere a posto qualcosa, insomma, è un beneficio non trascurabile in un momento come questo, soprattutto se lo facciamo senza... invece che berne due o tre se ne beve o uno o due, non è un grandissimo sacrificio. Questo pezzo dell'intervista, che potete recuperare integralmente abbonandovi a questo canale, è uno dei miei preferiti, perché quando si parla di pensioni molto spesso nasce lo sconforto, nasce il fatto che è un problema così enorme che non possiamo fare alcuna differenza se noi agiamo meno. In realtà Marco Lo Conte ci spiega molto bene quanto basta un piccolo sforzo in realtà per cercare di costruire una pensione adeguata per il noi tra 40 anni. 10-20 euro al mese sono fondamentali appunto verso questo senso. Abbiamo anche parlato del nudge, della spinta gentile, di piccoli sforzi che potrebbero aiutarci sicuramente a goderci la nostra pensione. Addirittura Marco Lo Conte ci dice che potremmo fare dei regali molto più utili ai nostri figli o ai nostri nipoti, invece di regalargli un braccialetto che magari perderanno tra un anno, gli possiamo regalare un pezzo della loro pensione futura, che secondo me è anche qualcosa di un po' romantico, se vogliamo. Oltre a ciò, abbiamo visto quanto pensare alla propria pensione fin da giovani non solo dia un beneficio a noi stessi, ma può dare un beneficio anche a tutte le persone che ci stanno intorno. Perché se noi non pensiamo adeguatamente alla nostra pensione futura, il rischio è che poi le altre persone a noi vicine tra 40 anni devono sostenerci perché noi non abbiamo pensato appositamente con cura ai nostri doveri di costruirci la nostra pensione. L'ha detto anche Marco Lo Conte stesso, magari tra 50 anni a causa della nostra pigrizia nel non costruirci la nostra pensione saremo costretti a vivere sul divano di nostro figlio e nostro figlio magari ci dovrà sostenere, quindi gravando anche sulla sua economia. E quindi questo è un gesto non solo personale, ma che fa del bene anche a tutte le altre persone che ci stanno intorno. E abbiamo visto quanto in realtà basta veramente poco per iniziare a risparmiare e a garantirci un pezzo di pensione in futuro.
Spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è, potete abbonarvi a questo canale per recuperare l'intera intervista a Marco Lo Conte esclusiva, oppure comprare direttamente il libro di Marco Lo Conte, che vi consiglio di acquistare nonostante tutto, nonostante la visione di questo video, se volete approfondire. Detto ciò, vi ringrazio, ringrazio immensamente gli abbonati e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!